Strutturato in 12 programmi che interessano tutte le aziende del Servizio Sanitario Regionale e l'ASUR, il nuovo piano di prevenzione delle Marche è stato definito dall'Agenzia Sanitaria Regionale e ieri è stato presentato. L'attuazione del piano della prevenzione regionale del 2014-18 è un'occasione importante perché vede presenti tutti i soggetti, oltre a quelli tradizionali di sanità, che dovranno intervenire per far rendere efficaci le 10 linee programmatiche che riguardano interventi che vanno dall'infanzia fino all'età adulta e avanzata, all'ambiente del lavoro, alla scuola. Il coinvolgimento in rete di tutti i protagonisti di questi settori darà la possibilità di migliorare ulteriormente il lavoro già importante che in questa regione è stato fatto. Nonostante le risorse nel settore siano ancora limitate, complessivamente, ma in particolare nel settore della prevenzione, questo è uno degli obiettivi, quello di poter spostare risorse dalla riorganizzazione della tradizionale impostazione che vedeva negli ospedali il fulcro della risposta ai bisogni di salute. Questa riorganizzazione libererà risorse che potranno essere reinvestite più utilmente nel settore della prevenzione in generale. Prevenzione è molto importante ricordarlo. Deve essere creduta o tornata a credere. Noi diamo per scontati delle acquisizioni che hanno consentito un miglioramento della qualità di vita in termini anche di risparmio di vite umane e di patologie invalidanti che soltanto 50 o 60 anni fa non era pensabile poter curare. Il piano pone attenzione alle vaccinazioni per bambini, adulti e soggetti a rischio. Il programma vaccinazioni prevede quattro linee di intervento: informatizzazione dell'anagrafe vaccinale, promozione della prevenzione vaccinale, protezione dei gruppi a rischio e comunicazione. Tra i programmi del piano, quattro riguardano la promozione di stili di vita salutari: screening oncologici, prevenzione nei luoghi di lavoro, collaborazioni tra i soggetti che si occupano di tematiche ambientali e le strutture del servizio sanitario, e un programma dedicato ad aumentare i livelli di sicurezza degli alimenti. Un'importante giornata dedicata al piano di prevenzione della salute. Abbiamo fatto un'opera importante, quella di dare una priorità a quella parte della sanità che normalmente appassiona poco nei dibattiti politici, ma ha una grandissima importanza per tutti noi, perché costruisce la salute di oggi e di domani. Abbiamo visto che attraverso corretti stili di vita, il coinvolgimento di tanti attori, cercando il più possibile di prevenire le malattie, ci permette poi di avere una vita lunga, sana e in grado anche di sostenere indirettamente quelle che poi diventano necessità sanitarie vere. È un modo di affrontare il sistema guardando con più interesse a quella parte che nell'immediato non dà soddisfazioni, ma la dà su un periodo lungo, e utilizzare invece, chiamiamole passioni tradizionali, quella per gli ospedali, vi dicendo, come elemento di riordino del sistema proprio per ottenere risorse, liberare risorse a favore della prevenzione. Più qualità nella parte alta della sanità, più impegno in quella che è apparentemente bassa, ma è quella che costruisce il nostro futuro.